Ragazzi, e se vi dicessi che abbiamo trovato diamanti? Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco e bentrovati in questo nuovo video, in questo nuovo episodio della serie Minecraft FTB Infinity Evolved. In questo caso, mentre sto scrollando off camera, ho trovato diamanti, altri diamanti, normale lapislazzuli, resto e anche tanto altro materiale. Io sto facendo più volte anche tra miniera e base proprio per svuotarmi l'inventario, anche perché abbiamo trovato tantissime cose. Nello stesso tempo c'è anche tantissimo da esplorare. In questo caso, grazie a questa miniera, possiamo portarci circa 1, 2, 3 diamanti e vediamo un po' anche quanti lapislazzuli. 40 lapislazzuli. Ecco qua, ne abbiamo già un buon numero. Proprio perché siamo riusciti a trovare in sostanza veramente tantissimo materiale. E anche perché, siccome ho un po' di intenzione, anche un po' centrale, anche qualcos'altro di utile, mi l'ho messo un po' a scavare di qua. Come messo nella miniera e ho trovato veramente tantissimo materiale. In questo caso qui mi salvo nuovamente un altro waypoint perché andremo alla base e faremo una cosa davvero utile. Metteremo qua dentro tutto quanto proprio per evitare di ritrovarci poi d'improvviso senza materiale. E nello stesso tempo mi potrò anche svuotare di più l'inventario, siccome ne abbiamo veramente tantissimo, preferirei anche un po' svuotarmi e nello stesso tempo posso cercare di avere tutto quanto nell'ordine più totale. Almeno quanto si può. Nel frattempo qui abbiamo anche un po' di blocchi anche di redstone, cioè terremo in questa maniera per, come ho detto prima, avere un po' più di ordine. Dunque riprenderemo andando in questo waypoint, veramente utile. Abbiamo rimesso qua Red Change Mushroom. Lasciando ovviamente un po' lì come piccola decorazione. Di qua risalirei anche e metterei off giusto per evitare di riscontrare troppo lag, almeno ridurlo quanto più possibile, anche perché sennò si riscontrerebbe veramente molto lag. Me ne rendo anche conto, anche perché c'è un po' il computer vero che è potente, però inizierebbe ad avere un po' di difficoltà a leggere. Già tanto che il computer qui sto stando da proprio qui in Minecraft FTB mi sta riuscendo a reggere anche se un po' con fatica, però è l'unica maniera per evitare di laggare troppo qui. Per questo episodio per fare anche in maniera un po' più fluida o nel caso il più possibile proprio per azzerare il più possibile l'altro. Nel frattempo stiamo cercando di raccogliere un altro po' di materiali, anche perché c'è tantissimo niente, da esplorare, di conseguenza inizierei a raccogliere altro materiale proprio per portarmi un po' avanti. Qui abbiamo altro uranium ore per poterlo prendere. In questo caso posso metterli così. Metterei un'altra torcia.
tale da illuminare un po' tutta quanta la zona e stravare un po' tutto quanto. Noi ovviamente ci vedremo tra poco, quando abbiamo preso il nostro bel materiale, però vedo se riesco a mettere qualche piccola spezzone, mentre stravo qua in questa miniera e faccio anche qualche altra cosetta. A tra poco. Rieccoci qui ragazzi, ho preso ovviamente tante cose, ho mettere anche parecchio qua dentro, anche perché ovviamente ne abbiamo potute prendere veramente tantissimo materiale, veramente tanti minerali, oltre a aver temporaneamente finito il ferro, me ne lascio 32 qua nell'inventario, mentre il restante dovrò un po' inserire. Nel frattempo inserirei tutto qua dentro, anche qua, in modo tale da sistemare un po' tutto quanto. Nello stesso tempo vediamo un pochettino di recuperare tutto il ferro, eccolo qua, che andremo a mettere tre qua dentro, proprio perché la dovrò un po' macerare per recuperare un bel po' di Iron Dust, in seguito Iron Ingot, proprio perché ne servirà tantissimo. Poi vedremo se riusciamo a fare, anzi vediamo subito la Marcerate qua, beh, si potrebbe fare, però ancora meglio Thermal Extraction, il Pulverizer in questo caso. So, qua ci vorrebbero semplicemente un normalissimo machine frame, cioè 4 di iron, no, poi 4 di vetro e un tin gear. In questo caso 4 di vetro già lo inizierei a fare direttamente mettendo un pezzo di carbone. Qua 4 di vetro. Vediamo se abbiamo già la tin. Sì, ce l'abbiamo già, 1, 2, 3 e 4. Poi manca un pezzo di ferro. E nel frattempo, qua inizierò un po' a macinare un po' tutto quanto. Ci vedremo tra poco, appena sarò riuscito almeno a fare uno pulverizer e anche un piccolo generatore, una batteria anche, sempre della Thermal Expansion. A tra poco. Rieccoci qui ragazzi, ho fatto letteralmente tutto quello che serviva con il generator, l'Extra Energy Cell e Pulverizer. In questo caso ci basteranno giusto all'inizio per fare un paio di cosette, anche se avrei fatto anche, cioè, oltre al Pulverizer ciò che rimaneva da fare direttamente la redstone furnace, però al momento te la lascio un po' così, ma peraltro per velocizzare un po' il tutto, dunque metterei velocemente tutto quello che servirebbe, dunque di qua configuro direttamente in questa maniera, mentre anzi vediamo un po', qui ci servirebbero una 3 di iron più una di tin, giusto, cioè, pensandoci un attimo, potrei fare anche una cosetta un po' carina, dunque un momento questo appoggio qui, dunque questo lo prendo velocemente, 1, 2 e 3, e ora quest'altro in mezzo, perché se in questo caso abbiamo 200 solamente, qua ne serviranno un po' di più direttamente con 3 copper, scherzo, hardened, direttamente devi fare 4 di invar con una
una energy cell. Ma sarebbero iron, nickel, prossimamente. Se lo lei si fa un po' più velocemente. 3 di copper e un electrum. E poi servirebbero. Dunque, 1, 2, 3. Electrum. Dunque, se va tutto a dovere, dovremmo farcela. No, in realtà ho guardato anche il crafting sbagliato. Electrum. No. Ah no, qua servirebbe l'energy cell. Solamente, adesso un'energy cell. Vabbè, facciamo così al momento. Lo lasciamo così. E poi si pensa. Rifare un po' tutto quanto. Dunque, rimettere un pezzo di quello, mentre di qua abbiamo gli altri colcrook, che in questo caso appoggerei qua temporaneamente, che ci serviranno in seguito. E nel frattempo metterei un pochettino anche di qua a produrre tantissima energia. Prima di far fare l'output di là, farei un po' caricare il minimo qua internamente, in modo tale da avere tutto un po' più carico e anche un minimo di più da poter mettere. Di qua rimettere una torcia che servirà. Nel frattempo inizierei a riattivare qua, tanto ci servirà tutto quanto. Questa sarà l'ultima cosa che prenderemo da qua, anche perché dopo che non ci servirà più. Al massimo una cosa ci potrà essere davvero utile. Farci in questo caso qualche chest, nel caso anche un hopper, che ci sarà anche utile insieme anche ad un'altra chest, perché riusciremo in questa maniera a organizzare un po' tutto quanto il necessario. Perché metterei di qua l'output, e dunque di qua l'input. Infine qui dentro gli metterei prima il LED, ora silver, iron, e ora andremo a mettere il restante dopo che avremo completamente liberato un po' tutto quanto. Troppo, anche se servirà poi una fornace. Cercherò di farla nel caso off camera. Andrò di tenermi all'incirca mezzo stacco da parte. Dunque, vediamo un po' cos'altro si può fare. L'unica cosa a togliere sarebbe il cinnabar. Appoggiare qui questo, quest'altro invece qua sopra. Queste altre cose qua sopra insieme al cinnabar, in modo tale da riuscire ad avere più spazio possibile. Mentre questi blocchi qua al crudo li sposterei anche qua insieme a queste altre cose. Se, e ora andremo anche a controllare un pochettino la situazione, qui come sta andando. Sì, benissimo. Siamo dunque, sta riuscendo a fare
tutto nelle migliori maniere. Anche se servirà un'altra cesta, quello che mi sto rendendo conto. Anche perché devo avere per forza due output, non uno, ma se no il restante dei materiali non riuscirei minimo a prenderli. L'unica maniera a questo punto è fare così. Se mettere tutto qua dentro, così in effetti l'ho completamente sbagliato a mettere. Questo va di qua insieme a questi altri materiali. Dovrei aver messo probabilmente, ecco qua, in effetti l'ho centrato bene. È un minimo di materiale davvero utile da poter anche mettere. In questo caso qua. Di conseguenza riusciamo a fare anche un po' tutto quello che serve. Anche per scavare, anche accelerare un po' tutto quanto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero anche che sia riuscito ad interessare. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete il video, aggiungere i preferiti, di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche e di commentare. Noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao a tutti!